Oggi parliamo di salute mentale, lo avete sentito nei titoli, è la giornata mondiale della salute mentale. Allora, gli ospiti, buongiorno intanto al presente qui Giuseppe Nicolò, lei è psichiatra, grazie di essere con noi, direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 5. Grazie di essere con noi. Andiamo grazie a salutare a Francesco Baglioni, direttore associazione Progetto Itaca. Buongiorno, grazie. Peraltro dicevo buongiorno, nei titoli grazie. Oggi giornata grazie internazionale della salute mentale. L'Italia si tinge di verde, è proprio appunto un'idea del progetto Itaca e poi sentiremo di che cosa si tratta. E Tiziano Pesce, presidente WISP, qui siamo nel mondo dello sport. Buongiorno, grazie di essere con noi. C'è un altro motivo invece per essere proprio integrati e reintegrati che è quello dello sport. Assolutamente, intanto grazie del gradito invito, ovviamente la giornata mondiale della salute mentale ritengo sia un'occasione importantissima proprio per promuovere una maggiore consapevolezza, per incoraggiare, ecco, direi la società tutta a lavorare insieme per difendere e migliorare la salute mentale di tutti. Allora crediamo, ecco, come WISP, che un protagonismo dello sport, un sempre maggiore protagonismo possa aiutare in questo percorso. E poi non ci possiamo dimenticare come il 20 settembre del 2023, quindi di fatto poco più di un anno fa, la Camera ha approvato, come non accade spesso, ecco, con i voti favorevoli di tutto l'emiciclo, in via definitiva la proposta di legge di modifica costituzionale che appunto vede oggi all'articolo 33 un nuovo importantissimo comma che sancisce come la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e proprio di promozione del benessere psicofisico certo. dell'attività sportiva in tutte certo. le sue forme. Su questo, Pesce, voglio dire una cosa perché poi torno da lei e ci spiegherà di che cosa si tratta, lo voglio far vedere al nostro pubblico a casa, ma ovviamente anche agli ospiti qui presenti, ovvero noi abbiamo un servizio che ha curato per noi Cardinalini, Luca Cardinalini, che si intitola così, Matti per il calcio, perché vedete anche l'ironia a volte serve. Allora vediamo di che cosa si tratta e poi Pesce ce lo spiega. 7 scarpa facciata. Matti per il calcio lo siamo un po' tutti, chi più, chi meno. Qui si gioca anche con le parole, con l'autoironia, per un torneo giunto alla 16ª edizione che mette di fronte squadre che fanno capo non a fantomatici fondi internazionali, ma più meritoriamente ai centri di salute mentale italiani. Operatori, pazienti corrono dietro a un pallone nel centenario della nascita dello psichiatra Franco Basaglia. Non vi guardate, non vi parlate. È un problema se non vi parlate. Calcio come terapia è fondamentale, come calcio e come sport in generale. Il movimento che aiuta nel movimento anche psichico e mentale. Crea collaborazione, crea coesione, crea associazioni di idee che velocizzano i pensieri di un eventuale possibile... Lo stare in gruppo, cioè partecipare al gruppo e anche l'agonismo. L'agonismo che annienta in qualche maniera quelle che sono le vulnerabilità dei singoli attraverso il gioco di squadra e anche attraverso le regole comunque. Tira! Il calcio insomma come inclusione, socializzazione e terapia. La diminuzione dei TSO per chi pratica l'attività sportiva come riabilitazione è notevole, quindi dal punto di vista terapeutico è importante. Va bene così, nel senso sì, stava per 6-0, ma questo è relativamente importante. Solo chi non vive i dipartimenti psichiatrici non lo sa. Titolare, spero di essere anche titolare nella vita. I compagni si lamentano che ogni tanto fai delle papere. Sì, no, io non sono una papera. Il tifoso dell'Arezzo. No, della Juve. Mi spiace, scusate. No. Sì. Allora, intanto lo dicevo qui con il professor Nicolò, applausi a chi veramente si dedica. A persone che hanno qualche disagio che poi vedete invece riescono a integrarsi molto bene. Questo è un progetto, Pesce, quello Matti per il calcio. Sì, questo è diciamo un progetto nazionale che poi trova la sua conclusione ogni anno in questa rassegna nazionale che da alcuni anni si svolge sulla riviera romagnola, un 3 giorni di manifestazioni di calcio che si vivono tutti insieme, utenti dei servizi dei centri di salute mentale, con gli operatori, con i medici, con gli infermieri, con i volontari, con gli arbitri, con tutto lo staff del nostro settore calcio. Ma questo rappresenta, diciamo, un po' la punta, ecco,
di un impegno che è quotidiano attraverso i nostri 116 comitati territoriali, le nostre poi oltre 12.000 associazioni e società sportive. Tante di queste vengono coinvolte in un'attività che è continuativa, in veri e propri campionati, tornei sul territorio. E, ovviamente c'è l'aspetto anche, se vogliamo, competitivo, pur rimanendo nell'amatorialità, che è importante, ma soprattutto sono azioni che creano spazi di inclusione, come avete già sottolineato. Certo, perché invece la interrompo perché mi ha dato 2-3 assist a proposito di calcio. Proprio lei parlava di inclusione e poi volevo tornare appunto da Baglioni, però volevo sentire il professor Nicolò, perché lei prima, no, a me non è sfuggito e credo anche a casa, ha detto delle così ragioni, motivazioni che possono esserci dietro a dei disagi mentali. Ma noi abbiamo necessità, credo che anche l'esempio che la WISP ci sta dando è un esempio importante. Il calcio è un mezzo, non è un fine ovviamente, è uno strumento insieme ad altri strumenti che noi abbiamo a disposizione per il trattamento e per dare in qualche modo un senso di gruppo. L'attività è un'attività che viene sembra banale, ma il fatto di creare un gruppo, di creare un punto di riferimento, di avere un riferimento all'interno di una squadra, di un gruppo di pari, di persone che hanno gli stessi problemi, senza stigma e senza emarginazione, è una cosa importante. Quindi noi dobbiamo immaginare che il nostro spazio d'ascolto deve essere non il nostro TikTok o il nostro Instagram, perché bravo, fondamentalmente... Bravo, professore, insista su questo. Questa sì, è una condizione assolutamente, assolutamente importante, perché il soggetto dialoga con se stesso, sta in una solitudine che è senza ascolto, e se non abbiamo l'offerta, in qualche modo, se qualcuno non ti tira fuori da quel tipo di condizione, è molto difficile.